Quando lui si presenta da un potente signore a Milano, a un certo Ludovico il Moro, lui si presenta e dice: guardi che io mica sono soltanto un pittore, io faccio divertire le persone, io so costruire strumenti musicali. Il Museo del Ponte della Gioconda e di Leonardo da Vinci riapre finalmente le sue porte. A Ponte Buriano, a due passi dai luoghi che fanno da sfondo alla Monna Lisa, si trova infatti il centro di documentazione aperto a grandi e piccini dedicato al maestro del Rinascimento e agli studi che lo storico dell'arte Carlo Starnazzi ha svolto su di lui. Sono stato un ammiratore appunto di Starnazzi e Pedretti, e quindi che ho conosciuto e da levarsi tanto di cappello, insomma, ecco, perché effettivamente quello che hanno scoperto, quello che hanno poi dimostrato è che il Ponte della Gioconda è qui a Ponte Buriano. E quindi ecco, e questo museo è diciamo una cosa che a me mi fa proprio emozionare, perché chiaramente quando lo abbiamo aperto erano altri momenti e chiaramente, ecco, diciamo che l'emozione è grande, perché vederlo un po' di tempo chiuso e ora riaperto per me è una delle soddisfazioni più grandi che sto provando in questo momento. A raccontare il genio di Da Vinci ai più piccoli è stato Vittorio Casillo. È l'ulteriore riprova della grandezza e della genialità di Leonardo. La capacità di spaziare in più saperi è sempre con perizia e, ripeto, con una sottile ironia. Lui ama scherzare con chi lo guarda. Professore Casillo, che ha spiegato ai bambini che parteciperanno al corso di pittura le invenzioni di Leonardo da Vinci e la sua permanenza nel territorio aretino. Ed è stata una cosa molto avvincente e per me emozionante. E i propri bambini sono stati protagonisti anche del laboratorio artistico presentato da Pontemporanea. Partiti da un'estemporanea 2 anni fa e adesso abbiamo fatto la seconda edizione e abbiamo messo come premio per i bambini che hanno partecipato appunto alla seconda edizione dell'estemporanea, abbiamo messo come premio un corso di pittura. E anzi, abbiamo poi allargato questo corso di pittura anche ad altri bambini che vogliono partecipare. Lavorare con i bambini di oggi, di questa era, sicuramente è molto più facile, perché siamo in un'era abituata molto all'immagine, per cui, e hanno una velocità mentale veramente incredibile. Ho dei bambini anche nei miei corsi privati, sinceramente discentellino, perché chi viene deve avere una volontà ferrea di riuscire a capire quello che stiamo facendo e l'impegno. Però oggi partiamo molto molto avvantaggiati, per cui questo humus è il modo migliore per creare la fantasia, e quello che diceva prima anche lo sponsor di tutta questa situazione, che in poche parole la bellezza e il genio italiano nascono proprio dalla nostra identità mentale. Abbiamo sicuramente, non è una questione di razza o di che, però abbiamo un territorio che ci fa crescere in una certa maniera.